Allora, vi faccio vedere la lavorazione del maglione cuore granata. Vi faccio un campione. Allora, lavoriamo su un multiplo di 6 catenelle. Per il mio campione io ho avviato 60 catenelle e ho fatto un giro tutta a maglia alta. Per il mio maglione, che è una taglia 46, ho avviato 108 catenelle. Però risulta una scollatura abbastanza larga, quindi se volete una scollatura, diciamo un pochino più piccola, fate 102 o 96 catenelle. Dipende poi dal filato e dall'uncinetto e anche dalla tensione della vostra mano. Allora, vi spiego come ho lavorato la maglia. Quindi, ripeto, ho fatto 60 catenelle per il mio maglione, ho fatto un giro tutta a maglia alta e adesso inizio con gli aumenti. Allora faccio 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. Lavoro 5 maglie alte, comprese le 3 catenelle. 2, 3, 4, 5. Nella sesta maglia lavoro 2 maglie alte. E adesso ripeto, 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Nella sesta maglia lavoro 2 maglie alte. E ripeto ancora. 5 maglie alte e nella sesta lavoro 2 maglie alte, quindi sono 2, 3, 4, 5. Nella sesta maglia 2 maglie alte. Lavoro così per tutto il giro. Quindi ho lavorato le mie 2 maglie alte, adesso 5 maglie alte e nella sesta lavoro 2 maglie alte. Sono 3, 4, 5. Nella sesta maglia lavoro 2 maglie alte. Ok, vado avanti, ci ritroviamo alla fine del giro. Alla fine del giro, sull'ultima maglia, dobbiamo lavorare l'ultimo aumento. Ok, quindi se arrivate alla fine del giro e nell'ultima maglia vi risulta che dovete lavorare un aumento, allora vuol dire che siete giusti con il lavoro. Allora, arrivata alla fine del giro, qui ho fatto il mio aumento, quindi 2 maglie alte nella stessa maglia di base, poi 5 maglie alte nell'ultima maglia devo lavorare l'ultimo aumento e lavoro 2 maglie alte. Chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Bene, abbiamo finito il primo giro con gli aumenti. Nel prossimo giro non facciamo gli aumenti. Faccio 3 catenelle, anzi 2 catenelle, porto l'uncinetto dietro al lavoro, passo sulla maglia alta, rientro dietro, prendo il filo e lavoro una maglia alta. Adesso lavoriamo tutte le maglie in rilievo dietro, quindi vado dietro al lavoro, porto l'uncinetto in avanti, passo sulla maglia alta, rientro dietro, prendo il filo e lavoro una maglia alta. Quindi facciamo gli aumenti, un giro sì e un giro no. Così. Lavoriamo tutto il giro in questa maniera. Anche qui dove abbiamo gli aumenti. Così. Si forma questa costina.
Ok, vado avanti e ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi, sono alla fine del giro, lavoro la mia ultima maglia alta. Adesso chiudo nella prima maglia con una maglia bassissima. Così. Ok, adesso dobbiamo fare ancora il giro con gli aumenti. Se nel primo giro abbiamo fatto 5 maglie alte, e nella sesta maglia abbiamo fatto un aumento. Adesso facciamo 6 maglie alte e nella settima maglia facciamo l'aumento. Vi faccio 3 catenelle e lavoro 6 maglie alte, 2, 3, 4, 5. 6, quindi 6 con le 3 catenelle iniziali, ok? 2, 4, 6. Adesso nella settima maglia lavoro un aumento, 2 maglie alte, 1, 2 e ricomincio. 6 maglie alte, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Nella settima maglia lavoro 2 maglie alte, 1, rientro, 2 e continuo 6 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nella settima maglia lavoro 2 maglie alte e continuo così per tutto il giro. Alla fine del giro, proprio sull'ultima maglia alta, dobbiamo lavorare l'aumento. Arrivate alla fine del giro, proprio qui sull'ultima maglia, vi risulta di lavorare l'aumento, siete giusti con il lavoro, va bene? Sempre sull'ultima maglia dovete fare l'aumento. Ok, ci ritroviamo alla fine del giro. Allora, sono alla fine del giro, ho lavorato le mie. Qui ho lavorato l'aumento, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie alte. Nell'ultima maglia che mi resta lavoro un aumento e chiudo adesso con una maglia bassissima nella terza catenella. Faccio 2 catenelle, porto dietro l'uncinetto, rientro, passo sulla maglia alta, rientro dietro, prendo il filo. E faccio una maglia alta. Adesso lavoro le maglie tutte in rilievo in questa maniera. Lavoro anche dove abbiamo gli aumenti. Ok, vado avanti, ci ritroviamo alla fine del giro, ricominciamo insieme gli aumenti e poi andate avanti da sole, ok? Eccomi, sono alla fine del giro, lavoro la mia ultima maglia alta e adesso chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia. Inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Adesso dobbiamo fare il giro dove facciamo gli aumenti. Allora, ho iniziato con gli aumenti con 5 maglie alte e nella sesta maglia ho lavorato un aumento. Poi ho lavorato un giro tutta maglia alta in rilievo.
Nel secondo giro dove ho fatto gli aumenti ho lavorato 6 maglie alte e nella settima maglia ho fatto l'aumento. Poi ho fatto un giro a maglia in rilievo. Adesso devo lavorare il terzo giro dove faccio gli aumenti. Quindi qui abbiamo fatto 6 maglie alte e nella settima un aumento. Adesso facciamo 7 maglie alte e nell'ottava maglia lavoriamo un aumento. Quindi ad ogni giro degli aumenti dobbiamo aumentare di una maglia. Qui adesso facciamo 7 maglie alte e nell'ottava una maglia. Nel prossimo giro, dove dobbiamo fare gli aumenti, lavoriamo 8 maglie alte e nella nona maglia facciamo l'aumento. Nel prossimo giro ancora lavoriamo 9 maglie alte e nella decima maglia un aumento. Dobbiamo continuare così fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Allora sono 2, 4, 5, 6, 7. Nell'ottava maglia lavoro un aumento. Quindi faccio 7 maglie alte, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, nell'ottava maglia aumento. Ok? Questo è quello che dobbiamo fare con gli aumenti. Quindi adesso ho fatto 7 maglie alte nell'ottava aumento, 7 maglie alte nell'ottava aumento. Nel prossimo giro ancora dove dobbiamo fare gli aumenti. Vi ricordo che facciamo gli aumenti un giro sì e un giro no. Quindi dopo che finiamo questo giro lavoriamo un giro tutto a maglie alte a rilievo. Nel prossimo giro ancora lavoriamo 8 maglie alte e nella nona maglia facciamo un aumento. Prossimo giro dove dobbiamo fare gli aumenti facciamo 9 maglie alte e nella decima maglia un aumento. Io sono andata avanti così fino ad arrivare all'altezza dei miei scalfi con ho fatto 14 maglie alte, nella quindicesima ho fatto l'aumento e poi mi sono fermata e ho chiuso gli scalfi. Ora io adesso faccio un paio di giri e poi vi faccio vedere come ho chiuso gli scalfi e poi vi faccio vedere il punto del bordo. Ok? A dopo. Rieccomi. Allora, io ho fatto un paio di giri come dimostrazione. Facciamo conto che sono arrivata all'altezza dei miei scalfi. Allora, iniziando con 108 catenelle e poi alla fine mi sono fermata con 14 maglie alte e nella quindicesima ho fatto l'aumento. Mi ritrovo con 288 catenelle, scusate, 288 maglie alte. Di queste 288 maglie alte, io ho preso prima la circonferenza del mio braccio, quindi ho preso la misura del mio braccio e poi ho calcolato quante maglie avevo bisogno per il mio braccio. Quindi ho fatto 60 maglie per la manica, quindi ho lasciato 60 maglie per la manica, 84 maglie per il davanti e 84 maglie per il dietro. E ancora 60 maglie per l'altra manica. Ok, quindi ho preso prima la misura del mio braccio e poi ho calcolato quante maglie avevo bisogno per la mia circonferenza. Ora, quando ho chiuso gli scalfi, io non ho aggiunto le catenelle. Voi, se avete bisogno di aggiungere delle catenelle, lo potete fare tranquillamente. Potete aggiungere 4, 6, 8, 10 catenelle, dipende dalla vostra misura. Quindi io sono andata avanti, man mano che sono andata avanti ho provato il mio lavoro. Quando sono arrivata all'altezza proprio sotto al mio braccio, allora arrivata a quella misura, a quell'altezza, sono pronta per chiudere. Allora, io non ho aggiunto le catenelle, ho chiuso direttamente le due parti, quindi faccio 3 catenelle. Potete aggiungere, come dicevo, 4, 6, 8 o 10 catenelle, dipende dalla vostra misura, e non dovete seguire adesso un multiplo perché non facciamo più gli aumenti.
Invece per il bordo del maglione, del collo, delle maniche, ho lavorato su un multiplo di 4 catenelle, di 4 maglie. Quindi alla fine, quando arrivate alla lunghezza che desiderate, dovete contare le vostre maglie e se avete qualche maglia in più o diminuite di qualche maglia, però dovete ottenere comunque un multiplo di 4, ok? Bene, io adesso ho chiuso qui, ho messo dei marcapunti, non ho contato le mie maglie, ok? È solo per farvi vedere come ho chiuso come ho chiuso le due parti. Quindi ho fatto le 3 catenelle che sono la prima maglia alta, adesso lavoro una maglia alta in ogni maglia alta e arrivo al mio marcapunti. Ecco, sono al mio marcapunti. Faccio una maglia alta, una maglia alta, poi chiudo, vado qui. Facciamo conto che questo è lo scalfo, quindi ho fatto una maglia alta qui dove mi trovo il marcapunti, vado nella parte, diciamo l'altra metà della manica e lavoro la mia maglia alta. Così. E poi continuo. Questo è il giro dove dobbiamo fare solo le maglie alte. E non facciamo più gli aumenti. Ecco. Questa è la mia chiusura. Quando poi devo lavorare le maglie alte in rilievo, questo poi chiude perché lavoriamo una maglia alta in rilievo e una maglia alta in rilievo e quindi questo poi stringe. Ok? Se volete aggiungere delle maglie al sottobraccio, fate in questa maniera. Facciamo che questa è la misura dello scalfo. Ok? Questa è la chiusura. Ora io no, ripeto, non ho contato le mie maglie. Quindi vogliamo aggiungere delle maglie alte? Facciamo in questa maniera. Quindi giro leggermente il lavoro. Qui abbiamo la maglia alta. Giro il lavoro e vado nelle due costine della maglia alta, così. Così ci ritroviamo poi già con le maglie alte. Quindi ho fatto uno, 2, 3, 4. Così invece di fare le catenelle, facciamo direttamente le maglie alte, il lavoro risulta più morbido. Facendo le catenelle, magari tira un pochino, invece così il lavoro è morbido, quindi entro proprio dentro le due costine. Così. Ok, adesso faccio, entro nelle due costine e vado qui nella maglia alta e chiudo. Esco da due. Allora ho stretto un po' troppo, esco da 2 ed esco da 2, così. E continuo poi la mia lavorazione con le maglie alte. Questo è lo scalfo. Poi continuo con le maglie alte e poi nel secondo giro, quando dobbiamo fare le maglie alte in rilievo, possiamo lavorare le maglie alte a rilievo, altrimenti poi nel prossimo giro dovevamo lavorare qui le maglie alte a rilievo e qui invece la dovevamo lavorare solo le maglie alte. Ok? Spero che mi sono spiegata perché ogni tanto lo capisco che faccio un po' di confusione. E la stessa cosa faccio da questa parte. Ok,
Lavoro le mie maglie alte e arrivo qui, dove mi trovo il mio marcapunti. Ecco, devo chiudere l'altra manica. Vi faccio rivedere come ho fatto da questa parte. Io comunque nel mio maglione non ho aggiunto le maglie, io ho chiuso direttamente. Ho fatto in questa maniera. Qui mi trovo la maglia alta, ho preso l'altra metà e sono andata qui dove mi trovo il marcapunti. Ho lavorato la mia maglia alta in questa maniera. Ecco, nel mio maglione io ho chiuso così, ok? E poi le due maglie, quando lavorerò il secondo giro delle maglie alte rilievo, queste poi queste maglie si aggiustano. Vi faccio rivedere come ho chiuso dall'altra parte. Quindi giro il lavoro in questa maniera. Qui mi trovo la maglia alta, entro proprio qui nelle due costine della maglia alta. Prendo il filo, esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. Vado nella maglia alta dove si formano le due costine. Io le chiamo costine, non so come si chiamano. Prendo il filo, esco da 1, esco da 2, esco da 2, così. Ora faccio un po' di maglie dall'altra parte, l'altra manica non ho contato quante maglie ho fatto, dipende da voi quanto maglie volete aggiungere. Io vi faccio vedere come potete aggiungere le maglie. Così. Faccio l'ultima, però a metà, in questa maniera. Poi vado qui dove mi trovo il marcapunti. Entro ed esco da 2, 2, 2, ecco, e poi continuo con le mie maglie alte. Così, io faccio così, faccio, diciamo, fa alcune cose sono proprio a modo mio, no, non seguo di solito come si fanno le cose. Io mi trovo bene così, a me piace molto. È morbido, se facciamo le catenelle tira un pochino, è molto teso, invece con le maglie alte il lavoro risulta molto più morbido, ok? E poi continuo con le mie maglie alte fino alla fine del giro e poi devo fare il giro delle maglie alte in rilievo. Arrivo alla fine del giro. Alla fine del giro chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Faccio le mie 2 catenelle e adesso lavoro il giro a maglia alta in rilievo. Ecco, qui è dove abbiamo aggiunto le maglie alte. E lavoriamo le maglie in rilievo, così. Ok, io adesso vado avanti, faccio un paio di giri e poi vi faccio vedere come ho fatto il bordo. Il bordo è una lavorazione semplice, il punto diamante è un punto che a me piace molto, poi sapete che a me piacciono molto i punti in rilievo, quindi poi l'ho trovato, mi è piaciuto molto, diciamo, abbinare quel punto a questo maglioncino. Ok, bene, vado avanti, faccio un paio di giri e poi ci ritroviamo e iniziamo a fare il bordo. Vi ricordo che per fare il bordo dobbiamo lavorare su un multiplo di 4 maglie. Ok, a dopo. Allora, eccomi, ho fatto un paio di giri. Il maglione risulta poi così, se aggiungete le maglie sotto le ascelle. Ok, facciamo conto adesso che io sono arrivata alla mia lunghezza, va bene? E quindi voglio fare il mio bordo. Il bordo si lavora su un multiplo di 4. Io ho già contato le mie maglie e quindi ho il mio multiplo. Allora, faccio una catenella,
Rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa. Questa è la maglia dove ho lavorato la maglia bassa. 2 volte filo sull'uncinetto. Questa maglia non la conto, inizio a contare dalla maglia seguente. Quindi faccio 1, 2, 3. Nella quarta maglia lavoro una maglia alta doppia. Così. Ora, in questa maglia mi sono agganciata, io ho fatto la maglia alta doppia. Quindi qui ho la maglia alta doppia, torno indietro di un punto e lavoro una maglia bassa. Una maglia bassa dove mi sono agganciata e ho lavorato la maglia alta doppia e una maglia bassa nella maglia seguente. La maglia alta doppia deve stare al centro delle 3 maglie basse. Ok? 2 volte filo sull'uncinetto, rientro qui dove ho lavorato la maglia alta doppia. Prendo il filo, esco da 2 ed esco da 2, ma non chiudo la mia maglia. Ancora 2 volte filo sull'uncinetto e adesso vado a contare 1, 2, 3 nella quarta maglia. Prendo il filo, esco da 2 ed esco da 2. Quindi ho 3 punti sull'uncinetto e adesso chiudo la mia maglia. Ora, qui mi sono agganciata e ho lavorato la mia maglia alta doppia. Quindi torno indietro di un punto. Quindi vado nella maglia precedente. A questa dove ho lavorato la maglia alta doppia, quindi faccio una maglia bassa sulla maglia alta doppia, una maglia bassa e una maglia bassa nella maglia seguente. Ripeto, la maglia alta doppia, questa deve stare al centro delle 3 maglie alte. E continuo. Allora, 2 volte filo sull'uncinetto. Qui ho lavorato la mia maglia alta doppia, quindi rientro nella stessa maglia, prendo il filo, esco da 2 ed esco da 2, ma non chiudo la mia maglia. Ancora 2 volte filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3 nella quarta maglia, lavoro la mia maglia alta doppia, così. E adesso chiudo. Bene. Qui mi sono agganciata e ho lavorato la mia maglia alta doppia. Quindi vado nella maglia precedente, faccio una maglia bassa, 1, maglia bassa qui dove mi sono agganciata e ho lavorato la mia maglia alta doppia e una maglia bassa nella maglia seguente. 2 volte filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia. Esco da 2 ed esco da 2. 2 volte filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3 nella quarta maglia, lavoro la maglia alta doppia. Adesso chiudo. Qui ho lavorato, mi sono agganciata, quindi torno indietro di una maglia, faccio 1, 2, 3. Ora, il filo è bianco, paura che non si vede benissimo. Lo faccio rivedere. 2 volte filo sull'uncinetto. Entro qui dove mi sono agganciata e ho lavorato la mia maglia alta doppia. Quindi rientro nella stessa maglia. Prendo il filo, esco da 2 ed esco da 2. 2 volte filo sull'uncinetto, salto 3 maglie, 1, 2, 3, nella quarta maglia, lavoro la maglia alta doppia, non chiusa. Adesso prendo il filo e chiudo le mie maglie. Qui mi sono agganciata e ho lavorato la maglia alta doppia, quindi torno indietro di una maglia e lavoro una maglia bassa. Maglia bassa, la seconda va sempre sulla maglia alta dove mi sono agganciata e ho lavorato la maglia alta doppia. Quindi 2, 3.
1, 2, 3 nella quarta, lavoro la maglia alta doppia, così. Qui ho lavorato, mi sono agganciata, quindi vado nella maglia precedente, faccio 1, la seconda maglia alta sulla maglia dove mi sono agganciata, 2 e poi sulla terza, così. Allora, scusate, questa non mi piace. Facciamo 1, poi 1, 2, 3 nella quarta. Poi ok? Vado avanti, ci ritroviamo alla fine del giro. Ecco, sono quasi alla fine del giro, devo chiudere il mio lavoro. Allora, due volte filo sull'uncinetto, rientro dove ho lavorato la maglia alta doppia. Lavoro la maglia alta doppia chiusa a metà, salto 1, 2, 3 nella quarta maglia. Lavoro la seconda maglia alta doppia e chiudo. Ora, qui è dove mi sono agganciata e ho la maglia bassa iniziale, quindi chiudo con una maglia bassissima. Faccio una maglia bassissima, due volte filo sull'uncinetto per non lasciare questo spazio. Rientro dove ho lavorato la maglia alta doppia. E lavoro una maglia alta doppia, quindi chiudo tutte le maglie e adesso chiudo qui con una maglia bassissima in questa maniera. Quindi ho chiuso il punto, il disegno. Adesso inizio con 3 catenelle e faccio un giro tutta maglia alta. Quindi qui dobbiamo lavorare dove abbiamo le maglie basse. In tutto dobbiamo lavorare 4 maglie alte, quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta, vado nella maglia seguente, lavoro la seconda, maglia seguente, lavoro la terza, maglia seguente, lavoro la quarta. Qui dove abbiamo le due maglie unite, entro qui nella maglia e faccio una maglia alta, 1, maglia seguente, 2, maglia seguente 3, maglia seguente 4. Continuo per tutto il giro in questa maniera. 2, 3, 4. Qui mi trovo 1, 2, 3, 4 e lavoro le 4 maglie alte. 1, 2, 3. 4. Ok, ci ritroviamo alla fine del giro. Allora, eccomi alla fine del giro. Ho chiuso alla fine nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso ricominciamo a lavorare le maglie alte doppie. Allora, qui ho chiuso, mi sposto di una maglia. Quindi inizio il giro sulla seconda maglia delle 4. Ok, quindi vado nella seconda maglia con una maglia bassissima, faccio una catenella, rientro e lavoro una maglia bassa. Filo sull'uncinetto due volte e adesso ricominciamo le maglie alte. Vado sotto le due maglie alte doppie. Ok? Prendo il filo e lavoro una maglia alta doppia non chiusa. Allora, scusate, è venuta male. Allora, così, due volte filo sull'uncinetto, vado dove abbiamo le due maglie alte doppie, esco da due ed esco da due e adesso chiudo tutte le mie maglie. Quindi qui mi sono agganciata e ho lavorato la maglia alta doppia, quindi torno indietro di un punto, di una maglia, faccio 1, 2, 3.
filo sull'uncinetto, vado sotto le due maglie alte doppie, prendo il filo e lavoro la maglia alta doppia chiusa a metà, esco da due ed esco da due. Due volte filo sull'uncinetto, vado sotto le due maglie alte, prendo il filo, esco da due ed esco da due e adesso chiudo. Qui è la maglia dove mi sono agganciata e ho lavorato la maglia alta doppia, quindi vado indietro di una maglia, faccio una maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa. Così. Uno, due, tre. Vado sotto le due maglie e proprio qui dove ho fatto la maglia bassa, quindi vado sotto, esco da due, due volte filo sull'uncinetto, vado sotto le due maglie alte doppie e lavoro la mia maglia alta doppia, così. Qui dove mi sono agganciata, quindi vado indietro di una maglia, faccio 1, 2, 3. E questo così risulta il lavoro. Ho finito tutto il giro lavorando in questa maniera. Chiudo qui dove mi trovo la maglia bassa e poi inizio a lavorare il giro delle maglie alte. Quindi qui dove abbiamo le due maglie, qui abbiamo 1, 2, 3, 4 maglie alte. Dobbiamo lavorare 4 maglie alte in ogni triangolino, ok? Finite le maglie alte, poi ricominciate la lavorazione e continuate fino alla larghezza del bordo che vi piace, insomma, ok? La stessa cosa poi fate sulle maniche. Per quanto riguarda le maniche, la lavorazione delle maniche è molto semplice. Qui ho finito il giro dove ho lavorato le maglie alte in rilievo. Andiamo a metà fuoco, ok. Entro qui nella prima maglia alta, proprio qui dove ho chiuso, ok? Vado nella prima maglia, prendo il filo. Qui adesso devo fare il giro tutta maglia alta. Faccio 3 catenelle e lavoro una maglia alta in ogni maglia alta. Così. Quindi è molto semplice riprendere la lavorazione delle maniche. Lavoro tutto il giro a maglia alta e lavoro le maglie alte anche qui dove abbiamo aggiunto le maglie alte, ok? E lavoro sempre a giro, quindi faccio un giro a maglie alte, un giro a maglie alte in rilievo fino alla lunghezza della manica che vi serve. Alla fine del giro iniziate a lavorare il punto, questo qui, il punto diamante. Però alla fine dovete contare i vostri punti e dovete lavorare questo punto su un multiplo di 4. Se ammettiamo la manica vi risulta troppo larga, allora e volete diminuire un pochino la manica, adesso abbiamo iniziato il giro della manica, quindi facciamo 7 giri e una diminuzione, poi ancora 7 giri e una diminuzione. Poi vi rendete conto voi stesse, man mano che fate le diminuzioni, diciamo, quando vi dovete fermare, ecco, per le diminuzioni. Quindi vi rendete conto poi quanto la manica, se vi risulta ancora larga oppure va bene come diminuzione che avete fatto. Alla fine poi fate il bordo. Per il collo fate la stessa cosa, quindi iniziate qui, abbiamo le maglie alte, iniziate qui dalla spalla magari sulla manica, iniziate da qui, entrate con il filo, fate una maglia bassa. Allora, fate una maglia bassa, filo sull'uncinetto due volte, contate. 1, 2, 3 nella quarta maglia, fate la maglia alta doppia e poi le tre maglie basse. 1,
2, 3. Rientro dopo ho lavorato la maglia bassa, la maglia alta doppia, scusate. Lavoro la maglia alta doppia chiusa a metà, poi 1, 2, 3 nella quarta maglia, lavoro la mia maglia alta doppia. E così potete iniziare a lavorare il collo. Ok? Bene, io vi ho spiegato, non vi ho fatto il tutorial passo passo, vi ho spiegato solo la lavorazione della mia maglia con un campioncino. Spero di essere stata chiara. Se in caso non è stato così, contattatemi su Messenger e cercherò di aiutarvi come posso. Ok? Per lo scollo dovete prendere la misura del sottocollo e decidete voi quanto volete larga la vostra scollatura. Con gli aumenti poi arrivate all'altezza degli scalfi. Quindi le catenelle iniziali sono, diciamo, dovete decidere voi quanto volete larga la vostra scollatura. Io ho iniziato con 108 maglie perché volevo una scollatura abbastanza larga. E vi faccio vedere anche il filato che ho usato per la mia maglia. Allora, io ho usato questo filato, è un acrilico, è della Tre Sfere. Questo è un gomitolo da 100 grammi ed è 380 metri. Per la mia maglia, io ho usato 420 grammi di questo filato e l'ho lavorato con l'uncinetto del 3,5 per una taglia 46. Va bene? Ok, io spero, ripeto ancora una volta, spero di essere stata chiara nel spiegare questa maglia, però è facilissima, veramente sembra. Infatti mi hanno chiesto, ma è lavorata a maglia? No, è lavorata all'uncinetto e quindi mi hanno chiesto di fare il tutorial. Va bene? Bene, io vi ringrazio per la compagnia, vi ringrazio per avermi seguito, spero che questo progettino è di vostro gradimento, che lo volete realizzare anche voi. Ripeto, se avete qualche problema o qualche dubbio nella lavorazione di questa maglia, contattatemi su Messenger. Nel frattempo vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial. Un bacione a tutti, ciao!